Quando sarà terminata, sarà costata 2,1 miliardi di dollari questa sfera costruita nel deserto, qui nel Nevada, nella città di Las Vegas. Ma vi dirò qualcosa di più avanti. Oggi parliamo del Nevada. Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo dei pro e dei contro del vivere nello stato del Nevada, stato enorme, roccioso, desertico, montagne, laghi artificiali, un fiume importantissimo, quattro città principali, Las Vegas, Anderson, Reno e Carson City, che è la capitale. Adesso vi do qualche info in più. Location di questo momento, Las Vegas. Questo è uno spot sconosciuto, è la cima di un parcheggio gratuito, che a Las Vegas è oro. Carson City 60.000 abitanti, Reno 270.000, Anderson 320.000, Las Vegas 650.000. Stipendi medi che viaggiano da 45.000 dollari l'anno fino a 60.000 dollari l'anno. 3 milioni di abitanti e tra una città e l'altra non c'è nulla. Ma i panorami sono spettacolari. Ed è quasi un piacere muoversi tra una città e l'altra. Importante da dire che in Nevada esiste l'autostrada degli extraterrestri. Sì, quella che in teoria porta all'area 51. Trovate un mio video da qualche parte nel mio canale. Le case mediamente costano tanto in Nevada, diciamo che siamo poco sotto ai 500.000 dollari. Il valore più basso lo troviamo a Las Vegas, 440.000 dollari medi, mentre il valore più alto lo troviamo a Reno, 520.000 dollari ad appartamento. Iniziamo dalle cose negative. Le opportunità di lavoro sono tante, ma non sono certo il massimo. Infatti non ci sono grossissime prospettive di carriera normali in tutto il Nevada. No. Tra gli aspetti positivi, però, c'è da dire che le tasse sono super basse, le più basse d'America. Non ci sono income tax. Non è ovviamente il Sunshine State perché è la Florida, ma le giornate di sole nel Nevada sono più di 210 all'anno da tantissimi anni. Ovviamente l'aspetto negativo è che fa un caldo infernale, può arrivare anche oltre i 45 gradi e da maggio in poi la situazione è veramente difficilissima. 3 punti super positivi: sì, è uno stato desertico, ma con tantissime montagne che nel panorama lasciano senza fiato ogni volta. Montagne per fare hiking, per fare lunghissime, bellissime camminate e anche per sciare, perché c'è anche la neve. Gli outdoors sono una delle cose incredibili, le cose da fare all'aperto in Nevada sono veramente belle. E poi gli inverni sono accettabili. Sì, ogni tanto fa freschino, ovviamente dove c'è la neve fa freddo, ma in genere si può stare serenamente così nei giorni più freddi dell'anno. Passiamo adesso a 3 aspetti super negativi. Le scuole pubbliche in tutto il Nevada sono veramente scarse, di bassissimo livello, dovunque, molto basso, sia come qualità, come istruzione in generale, sia come strutture e sia come disponibilità. Scuole non pubbliche, quelle private, come le università, non ci sono università con un buon rating, con un buon riscontro, che aprano opportunità nel mercato, che facciano una formazione, diciamo, di valore. E arriviamo anche al terzo tasto dolente, e cioè la sanità, la medicina, gli ospedali, le cure per la persona, la salute in generale. In questo stato è bassa, ha un rating basso. Due punti super negativi del vivere in Nevada sono
gli homeless sparsi veramente un po' dappertutto, un po' di più nella città di Las Vegas, ma anche a Reno, non pochi, e il tasso di criminalità. È uno stato con un tasso di criminalità abbastanza alto. Tornando agli aspetti positivi, show, ristoranti, cose da fare, spettacoli, concerti, eventi particolari, il Nevada ne è super, super pieno. Dappertutto. Uno su tutti che vi posso citare è The Burning Man. Vi lascio qualche immagine. Ultimi due punti, cominciamo dal negativo. Il turismo. Il turismo a volte crea un po' di casino perché moltissime persone, anzi quasi tutti quelli che vengono in Nevada, vengono a fare festa e a dimenticarsi la vita di tutti i giorni, a andare oltre le righe, via dicendo. Insomma, è spesso un casino e nelle città c'è proprio un traffico da turismo, quello che un po' innervosisce. Sì. Dall'altro canto, tutto questo turismo porta grossissime diversità, porta melting pot incredibili, quindi un mischione incredibile che cambia super, super frequentemente nel periodo. E questo crea qualcosa di spettacolare in questo stato. Ma arriviamo alla fine, come si vive in Nevada? Ok, io mi sono appena trasferito, ci ho già vissuto per un po' di mesi negli anni scorsi e Las Vegas, sì, la consiglio, mi piace, le altre città un po' meno. Quindi di base non mi trasferirei in Nevada e forse non lo consiglierei. Lo consiglierei per pochi mesi. Altri aspetti da considerare che hanno un valore enorme, raggiungibilissimo lo Utah, raggiungibilissimo l'Arizona e raggiungibilissima la California. Diciamo che tutto è a circa 4 ore. Non dobbiamo dimenticarci inoltre che qui si può trovare la Death Valley, la Valle della Morte, la diga di Hoover, che è uno spettacolo incredibile. Piccola nota, tutto il cemento utilizzato per costruire la diga di Hoover potrebbe essere sufficiente per costruire una strada da San Francisco a New York. E poi ci sono anche cose un po' meno conosciute, tipo Lake Mead, che è veramente, veramente bello. Spero il video vi sia piaciuto. Per chi vuole trasferirsi in Nevada o sta pensando di trasferirsi in Nevada, questa è la mia versione, questa è la mia opinione. Per tutti gli altri, spero possano essere state informazioni e curiosità utili, interessanti, simpatiche, non lo so, ditemi voi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi tipi di video. Mi piacerebbe portare con forme diverse un qualcosa su tutti gli stati americani. Notizie, curiosità, leggi, non leggi, città, attività principali, pensieri, feedback, n cose. Se vi va, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche perché sta arrivando un po' di cambiamento sul canale. E seguitemi su Instagram, Chris Galbiati. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. C'è un bimbo che piange.